Manca davvero poco all'inizio di questo match, ne approfitto per salutare come sempre Stefano Nava. Ciao Pierre! Un saluto a tutti gli amici all'ascolto, speriamo proprio di assistere a un match divertente, giocato a viso aperto dalle due squadre. Match tutto da seguire questo tra Empoli e Milan. Questi sono gli 11 titolari dell'Empoli. Prova, si immola il difensore. Partono in contropiede. Nkunku. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Ospiti che potrebbero anche ritrovarsi in vetta al termine. Buona l'intuizione qui. Fuori gioco che c'era, come evidenziano le immagini, oltre l'ultimo difensore, la sua posizione, anche se per una questione di centimetri, difficile che potesse fare male da lì. Prova la botta. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Match che riprende con il Milan in vantaggio dunque. Bairami. Hanno spezzato bene la trama qui. Nkunku. Palla spazzata via. La mette in mezzo. Cross che si perde. Magnifica chiusura difensiva. Bairami. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Nkunku. Ricorrono al tiki-taka, scambi stretti e veloci per far uscire i difensori. Pallone profondo, pericoloso, esce e recupera il pallone. Bairami. Occhio a questo lancio, può metterla in mezzo. Intervento del difensore che spazza. Ottimo il recupero, passaggio, buona l'idea qui. Lejeune. Senza problemi, l'intervento comodo del portiere. A metri per correre. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Ha perso il pallone. Bairami. Può servire un compagno. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Bairami. Occhio al suo movimento. Lejeune.
Bairami. Buon possesso palla, cercando spazi. Può andare al cross. Palla vagante. Ottimi i suoi passaggi oggi. Un'altra buona giocata. Si limitano a far girare palla nella propria metà campo. E fin qui il gioco funziona. Bairami. Quarto uomo, esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Lejeune. Milan che viene avanti e prova a rendersi pericoloso. Si chiude il primo tempo. Secondo tempo che inizia col Milan in vantaggio. Pucciarelli. Bairami. Romagnoli. Può avanzare. Può metterla in mezzo. Palla messa dentro. Bravo qui il difensore che spazza via. Pucciarelli! Sicuro l'intervento del portiere. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Dani. Occhio al traversone. Pericolo, palla in gioco. Gara in casa per loro, come sempre su EA Sports, come tutti gli incontri del resto del campionato italiano. Nkunku. Dani. Pallone intercettato senza problemi. Pucciarelli. Il tocco dentro. Murato dall'intervento del difensore. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. Devono sfruttare i calci piazzati, non so quante altre occasioni avranno oggi. Pallone in mezzo. Pucciarelli! Qualcosa, più di qualcosa, qui è andato storto. Direi proprio di sì, Pierre. Non si spiega altrimenti l'errore dell'attaccante da quella distanza. Aveva tutto il tempo per inquadrare la porta, ma è riuscito incredibilmente a sbagliare. Bairami. Intercettano bene il pallone. Palla interessante nello spazio. Cross in mezzo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Azione interrotta. Difensore spazza in qualche modo. Nkunku. Castiglieco. Ci sarà calcio d'angolo, attenzione ai saltatori che provano a sfruttare le loro abilità. Palla messa in mezzo. Palla messa giù bene, ma occhio al pressing.
L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pierre. Il portiere di pugno allontana. Occhio a questo lancio. Hanno sfiorato il gol del pari. Bel tentativo dell'attaccante, che meraviglia. Non era facile trovare la porta da lì. È mancata un pizzico di precisione. Padroni di casa che sono sotto di una rete a pochi minuti dal termine. I tifosi sembrano credere. Gran palla in mezzo. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione! Chance importante da calcio d'angolo. Potrebbero sfruttarla per pareggiare i conti e tornare in partita. Occhio al pallone in mezzo. Milan avanti di un gol e non è certamente un margine rassicurante per i rossoneri. Occhio alla ripartenza. Palla allontanata. Palla in out, ci sarà la rimessa laterale per i rossoneri. Spazzano via il pallone. Buono il recupero, possono ricominciare. Tifosi che chiedono un ultimo sforzo nel finale per raggiungere il pari. Ha spazio per avanzare, la mette in mezzo con questo pallone. Palla spazzata in calcio d'angolo, intervento decisivo del difensore. Occhio al corner, azione sfumata, senza problemi. Andiamo a bordo campo, Matteo, quanto c'è ancora da giocare? È iniziato il conto alla rovescia, manca un solo giro di lancetta al 90esimo. Grazie per l'aggiornamento, Matteo, ovviamente richiamaci se ci saranno novità. Attenzione! Occhio al calcio d'angolo per chiudere definitivamente la partita. Calcio d'angolo battuto, palle. Ha avuto la palla del match, ma l'ha sprecata. Speriamo per lui che non debba recriminare alla fine. È capito anche ai migliori di sbagliare, per carità. Certo, E qui la combinata davvero grossa. Eccolo il fischio finale. Vittoria per il Milan. La partita di stasera è la dimostrazione che oltre alla qualità...